Piccolo, il giorno speciale di Radio Radio. Fabio Duranti, eccoci. Buongiorno. Francesco, Fabio, buongiorno di nuovo. Buongiorno a tutti. E buongiorno, lo recuperiamo a Santo Versace, presidente fondatore della Gianni Versace. Santo, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, ecco. Abbiamo recuperato il collegamento, sì. È la base del nostro paese, sì. Sono le infrastrutture. Io sono in Calabria e come vedete parlare con la Calabria, con la Calabria ionica, con la è un Calabrica. Po' difficile. Sì, siamo una Calabria che siamo ragione. A livello come latitudine. Sì, la Calabria ionica, Calabria, ionica, sì. Certo. Praticamente allo stesso livello della Tunisia. Sì. Aspetta, quindi, che qui abbiamo, sì. Santo, adesso veniamo poi, abbiamo degli argomenti che poi condividiamo molto volentieri con te, ma sul discorso delle infrastrutture, Santo sostiene, è naturale, insomma, è lampante che c'è bisogno di infrastrutture. Ancora oggi, 2020, Santo è in Calabria, come dice lui. E il telefono non dà delle defiance, Fabio. Sì, sì, ma le defiance continue e facili. Sì, continue. È un problema, cioè, serio. Voglio dire, è una cosa, voglio dire, è veramente incredibile. Beh, ma che oggi dobbiamo combattere ancora con questo. Ma Francesco, questo fa il paio con quello che abbiamo detto ieri e che più tardi sul quale discorso più tardi avremo anche un approfondimento, ci sarà anche il professor Michetti, perché il problema è la privatizzazione sfrenata, il liberismo sfrenato che ha dato luogo alla gestione privata di alcuni servizi essenziali come la comunicazione, quindi il telefono e come l'energia soprattutto, e quindi le aziende private vanno ad investire e aumentano e potenziano le loro reti dove c'è maggior guadagno, quindi hanno innanzitutto una priorità dove c'è maggior guadagno, e laddove il guadagno non c'è, non è che ci arrivano dopo, lo lasciano proprio stare, non hanno interesse, e mentre lo Stato avrebbe un interesse allo sviluppo dell'intero paese, cioè il popolo ha un interesse che si sviluppi tutto, a dovrebbero tutte le latitudini. Dovrebbero averlo. Lo allora, Stato in genere funziona così. Faccio un incipit su questo argomento. Quando Telecom, che allora la SIP, fu privatizzata malissimo, tanto per cominciare, non fu come l'Enel o come l'Eni o come le Poste, tenuto a una grossa quota in mano allo Stato. E non solo, ma quando fu scalata, perché allora in quel momento, al momento dello scalo dei capitani coraggiosi con 80.000 miliardi di debito e con tutta la corruzione che girò intorno a quell'operazione, fantastica, con cifre enormi, praticamente fu messa in condizioni di non poter più lavorare bene, perché fu indebitata alla follia. Io so per certo, perché me lo raccontò l'amministratore delegato 20 anni fa, di quel momento, prima della grande scalata, che Telecom aveva tanta di quella liquidità che stava pensando di comprare Telefonica, la più grande compagnia spagnola. Quindi sì, ma non poteva, certo, non poteva non averne liquidità, proprio per il fatto che non è una società. Certo, perché non era una società a scopo di lucro, perché se una società nelle mani del pubblico, cioè dell'amministrazione pubblica, non ha scopo di lucro. No, ma in quel momento era già privatizzata, ma nonostante questo era già ancora, si trascinava tutto il monopolio precedente, tutte le situazioni, le ricchezze precedenti, cioè come quando qualcosa è stata monopolizzata, con meno privatizzata, facendo pagare a chi la compra meno della liquidità che aveva in cassa. Vedi il caso Parmalat. Pensa un po', è stata scalata. Pensa che furbata. Comunque, voglio dire. L'hanno sì. Ricomprata comunque, con i loro soldi. Sì, certo. Francesco, volevo protoccare, però se è possibile, sì. L'argomento di prima, che poi c'è saltata la linea. Sì. Quello del nostro, del paese meraviglioso in cui ci troviamo, del paese più ricco del mondo. Ieri ho fatto circolare le parole di Modigliani, primo Nobel dell'economia, in cui dice: questo paese, se ben gestito, sarebbe il primo al mondo per la creatività dei suoi imprenditori, per la capacità dei suoi artigiani e tutto il resto. E questo è vero anche oggi. Il nostro problema è che l'assetto istituzionale disegnato dalla Costituzione è superato, perché noi abbiamo una serie di sovrastrutture, a partire dallo Stato per arrivare ai piccoli comuni, dai 100 abitanti o forse meno, che non regge più. Fu un fatto istituzionale che fu pensato quando ancora noi eravamo usciti dalla Seconda Guerra Mondiale, quando eravamo un paese di contadini e di analfabeti, quando non erano i mercati, erano chiusi. Quindi è tutto un discorso che, col rispetto totale della Costituzione, che alcuni dicono la più bella del mondo, se parliamo dei principi e dei valori, sono d'accordo.
ma se parliamo a livello di strutture pratiche per il funzionamento positivo del paese, no, quello è superata, tant'è vero che tante volte l'hanno toccata e l'hanno toccata peggiorando la situazione. Ma vi rendete conto che abbiamo regioni da 100.000 abitanti o da 300.000? Vi rendete conto che hanno diviso l'Abruzzo dal Molise? E questa struttura non va bene perché ha creato un sacco di costi, un sacco di posti di gente improduttiva, si sono fatti, come abbiamo detto altre volte, palazzi miliardari e via dicendo. Quindi a sto punto, ragazzi, bisogna veramente intervenire, perché in questa maniera noi non ne usciamo se non riduciamo i costi e non risistemiamo la struttura istituzionale. Vi rendete conto che abbiamo comuni, quanti comuni abbiamo, ma quanti sono sopra i 30.000 abitanti? È un problema complesso che va fatto, va affrontato. E poi bisogna snellire le... E mi fermo. Sì, vai. No, se dici, puoi fare una legge, bene, la prima, io farei una legge molto semplice, quella contro la corruzione. Chi tocca il denaro pubblico si becca il 41 bis, si becca la cella di Totorrina, la cella di Provenzano e compagnia bella. Noi dobbiamo mettere in testa ai cittadini che il pubblico è sacro, è di tutti, ma di tutti sul serio, e va gestito correttamente. In questa logica, se ogni dipendente pubblico fa il suo dovere e si merita lo stipendio, se chi gestisce ha le responsabilità, non il potere, le responsabilità della gestione pubblica, si comporta in maniera competente e profondamente onesta, nessun paese del mondo è avanti all'Italia. Punto. Fabio Duranti. Beh, io sottoscrivo quello che dice Santo Versace, ma vedete, l'Italia è un paese molto strano, cioè noi siamo i primi a essere leoni da tastiera, a criticare, a lamentarci, e poi non facciamo nulla perché questo cambi. È ovvio che quello che dice è corretto. Esistono poteri, sovrapoteri, sovrapoteri, sottopoteri, sono tutti centri di piccoli poteri che servono semplicemente a dare, come si dice a Roma, la calla agli amici a creare clientele e che poi però si ritorcono contro il cittadino. Guardate quello che è successo in questa vicenda Covid. Allora, c'è stato uno, il primo, che ha deciso potere tutto a me, DPCM, faccio io tutto io, eccetera, eccetera, e siamo arrivati alla, diciamo, allo stupro della nostra Costituzione, mostrando il piglio, la fuori, il potere, io ho il potere, faccio come mi pare, c'è l'emergenza, un'emergenza peraltro oggi ormai quasi tutti i costituzionalisti, devo dire anche quelli in carica oggi alla Corte Costituzionale, perché il Presidente ha provato a dire delle cose, poi è rimasta silente ormai da mesi perché probabilmente ha imbarazzo a parlare, perché se parla deve dire che è tutto incostituzionale, quindi gli conviene stare zitta, però gli altri stanno parlando. Quindi tutta questa incostituzionalità in quello che è stato fatto, ma solo per agire con un potere personale che ti porta anche notorietà, perché vai sui media, vai in TV, alla radio, sui social, sui giornali, eccetera eccetera. Ma a ruota hanno seguito poi i presidenti delle regioni, cioè i famosi governatori, cosiddetti governatori, che ognuno si è fatto la legge per conto suo, ma anche lì per apparire, per mostrare forza, e i lanciafiamme da una parte e le chiusure dall'altra e mascherine pure al cesso dall'altra parte, un disastro. Poi ai sindaci, ai quali loro stessi hanno disatteso in qualche, cioè praticamente una ridda di poteri, l'uno come le matriosche dentro l'altro, dove il cittadino è stato disorientato, incredibilmente disorientato. Ma questo perché manca, come diceva Santo, una legge armonica di sistema. Guardate gli Stati Uniti, la Svizzera, parliamo di due paesi federali, non a caso li cito due paesi che sono federali, cioè hanno sostanzialmente cantoni o stati che vivono in un unico stato con alcune regole comuni, ma poi hanno le loro ispirate sempre e sottostanti alle regole dello Stato generale. Funzionano bene, ma lì le leggi sono quattro. Sono pochissime quelle alle quali si fa sempre riferimento. Naturalmente. Qui, se voi pensate che il decreto cosiddetto rilancio è un tomo di milioni di parole che si contraddicono l'un l'altra, con i commi, sottocommi addirittura, che hanno non solo finito le lettere... fare 400 che pagine... Che hanno finito due volte le lettere dell'alfabeto, ci sono i commi AA, AA1, ABB, cioè non si capisce nulla. È una cosa che il cittadino non può neanche
comprende. Però... ed ecco che il potere delle regioni e poi province e poi comuni e poi questo, ognuno col suo piccolo potere tenta di avere visibilità, di mostrare il suo muscoletto, eccetera, eccetera. Il potere non è nemmeno piccolo, non è nemmeno piccolo, un grande potere. E hanno dei costi enormi nello Stato e generano sicuramente una grande confusione. Ed ecco che, come diceva Santo, lui si trova in Calabria, dove probabilmente non ci sono quelle regole che obbligano magari il gestore a, visto che ha avuto una concessione, a distribuire, certo, la rete telefonica, certo, in un modo corretto, nell'interesse del cittadino. Santo, le parole di Fabio Duranti, ma insomma mi pare che le condividiamo tutte queste, riguardo alle regioni, sono anni, sai, che ne parli tu, no? Ma io ne parlo, adesso voglio fare un discorso costruttivo. Le regioni, come sono state pensate, non servono. Quindi o si fanno le macro regioni o si fanno i grandi comuni, perché io con la con quello che è stato il salto di qualità nella comunicazione, tenere delle sovrastrutture costosissime, con tantissimo personale, molto di quale assunto soltanto perché facente parte di una cosca politica e non per interesse del collettivo, c'è dei sovraccosti enormi. Quindi, per quanto mi riguarda, personalmente, se potessi decidere, lo Stato e i grandi comuni, cioè i comuni, metterei un limite minimo, perché anche per i servizi è tutto, ovviamente dividendo bene le cose, ma noi siamo uno Stato di 60 milioni di abitanti, un territorio minimo di 300.000 chilometri quadrati, la tecnologia moderna, il 4G, il 5G, l'altro, ci permette di mettere in rete la sanità, di fare tante cose, e non servono queste sovrastrutture. Più togli, più facile è tutto, tutto costa meno, hai più mezzi per investire e per far sì che nessuno soffra. Noi abbiamo una ricchezza tale che nessun cittadino italiano deve essere in povertà. Ovviamente questo accade se tutto è fatto correttamente, con grande competenza e profonda onestà, cosa che non c'è. Cioè, io sono stato 5 anni in Parlamento, mi sono reso conto che almeno 100 miliardi di euro, circa 100 miliardi di euro del bilancio dello Stato, sono, finiscono fra corruzione, sperperi e distruzione di ricchezza, e non sono noccioline. Non sono noccioline. Quanto costa il Quirinale? Possiamo avere il bilancio del Quirinale? Chi sono i dipendenti? La pianta organica? Quanto prende qualcuno, ognuno, e cosa produce? Sarebbe interessante e divertente, secondo me. È vero o no, voi giornalisti, confermatemi, che il Quirinale costa più della Casa Bianca? Certamente. No, ne abbiamo parlato anche di questo. Ha molto più potere della Casa Bianca il Quirinale, non abbiamo dubbi. Il Presidente della Repubblica Italiana comanda il mondo, mentre quello americano non conta niente. Giusto? E quindi giusto. È giusto che costi di più, certo, ecco. Ragazzi, è tutto. Quanto costa il Parlamento? E la Corte Costituzionale fece una proposta di legge per ridurre i giudici da 15 a 9, già quello bastava. Che privilegi hanno i giudici della Corte Costituzionale, gli ex Presidenti della Corte Costituzionale? Cose ridicole, ragazzi, è una cosa pazzesca. Lo spettro, la corruzione, le spese male, gli investimenti sbagliati, veramente. È una cosa allucinante. Quindi si può lavorare questo, allora, il succo del discorso che fa Santo, che si può intervenire su questi. È che dobbiamo impegnarci tutti quanti quotidianamente per cambiare questo paese. E voi giornalisti avete il dovere di studiare a fondo questo problema del bilancio dello Stato e capire che si può risolvere. Voi siete fondamentali se siete liberi, giornalisti liberi. Se siete servi del padrone, quelli per le promozioni in Rai piuttosto che in Mediaset o negli altri gruppi di potere, è relativo, perché il problema basilare qual è? Che noi abbiamo dei media che sono, molti gruppi sono sotto padrone, e sono molti gruppi, molti giornalisti non sono liberi, perché probabilmente o sono schierati di parte o per ideologia o per paura. Però io Santo devo dire una cosa a questo proposito, perché quello che dice è sacrosanto, io lo sottoscrivo. Il problema però è che si è giunti a questo punto proprio per l'assenza di non direi di controllo, perché non si tratta di controllo, ma di quantomeno di partecipazione sociale da parte delle persone che potevano dire la loro. Faccio un esempio: i personaggi del mondo dello spettacolo, del mondo dell'imprenditoria, della moda, visto che stiamo parlando con te, e tutte quelle persone che possono incidere nell'opinione pubblica, che hanno un ruolo nella società, ma possibile che non si sono accorti che i giornali, le televisioni e tutte, anche le radio si sono comprati, a parte noi ci hanno provato, ma noi l'abbiamo rispedito al mittente, perché probabilmente noi perché abbiamo deciso che la nostra schiena dritta vale d'accordo. No, ma vale molto più di qualche milioncino, no?
Ecco, però, guarda, vedi, però non ce ne siamo accorti, cioè, scusami se ti interrompo, però voglio dire, quando Bocelli, ad esempio, fa quel intervento alla Camera, giustissimo, da persona per bene, dice: io mi vergogno, io devo prendere il sole, ho dei problemi, devo prendere il sole, io sono uscito, voi avete detto di stare in casa, ma i medici mi dicevano che io devo prendere la vitamina D e sono uscito, ho violato, io mio figlio non la manderò mai a scuola con le mascherine e col plexiglass, lo hanno ucciso e il giorno dopo è stato costretto ad un dietrofront pubblico, proprio si vede proprio che gli hanno piantato un coltello nella pancia. Allora è chiaro, e gli avranno detto: se tu non fai così, da domani non lavori più. Allora tu in quel momento hai due possibilità: o mandarli a quel paese e denunciare anche questo fatto e mantenere la tua schiena dritta, o non farlo. Lui probabilmente ha scelto la seconda ipotesi, ma se tutti quanti scelgono questa ipotesi, non ci possiamo poi lamentare che i media... No, diciamo che noi però i media possono aiutare a sbloccare questa situazione. Ma i media quali? Noi siamo piccoli. Abbiamo, sì, piccoli si fa per dire, ovviamente, perché abbiamo i nostri milioni di persone, ma loro sono più forti di noi, noi abbiamo una corazzata, loro hanno una portaerei. No, guarda, c'è una dimostrazione pratica. Se un italiano su tre gli è stato dato uno strumento come 5 Stelle, l'ha usato a livello elettorale, poi i risultati sono da discutere, tutto è discutibile, però all'italiano gli è dato un'opportunità e lui, uno su tre, ha provato a cambiare. Quindi gli italiani sono pronti al cambiamento e lì non erano tanto credibili per come è partita e tutto il resto. Pensa se lì ci fosse stata, accanto a Grillo, la credibilità, secondo me prendevano il 51, capisci? Poi lasciamo perdere se condividiamo o meno, però l'italiano ha usato l'unico strumento che gli è stato dato in quel momento, che la struttura istituzionale, come si vota, non è facile per cambiare, però l'ha usato. Quel poco che gli è stato dato, quindi siamo pronti al cambiamento. Beh, questo è vero. Basta, al di là adesso dei risultati. Io mi devo lasciare perché devo fare altre cose. Salutaci la Calafrica, salutaci la Calafrica. Sì. Vi ringrazio e vi dico che io sono sempre disponibile a parlare per questo e a battermi per questo. Ormai grazie. La politica la faccio quotidianamente e non interromperò mai. Sei uno dei nostri, Santo. Grazie, Santo. Ciao, ragazzi. Grazie a voi. Ciao, ragionato. Grazie.